Ultima edizione di Stadionese Studio, Marco Gullà. Iachin è già in testa alla formazione da opporre domani al Manuzzi contro il Cesena. Sorrentino in porta, difensore con Mugno, Sandelkovic e Terzi. E poi a centrocampo Morganella e Lazar sugli esterni, Maresca, Verre, probabilmente Vasquez in mezzo al campo, Hernandez e Lafferty in avanti. Sta meglio, ma probabilmente domani dovrà ancora dare forfè. Edgar Barreto non vede l'ora però di tornare in campo. Fisicamente sto bene, però condizione atletica sicuramente non è per tutta una partita. Poi, come dicevo prima, sarà il mister a scegliere se è il caso di rischiare, anche perché dopo una lesione muscolare andare a giocare su un sintetico non è proprio il massimo. Però la predisposizione è sempre il 100%, e dal posto dove mi tocca stare il mio contributo sarà sempre lo stesso. Sarà Filippo Merchiori della sezione di Ferrara l'arbitro della sfida tra Cesena e Palermo, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie B, in programma domani alla Manuzzi alle ore 15. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Citro di Battipaglia e Alessandro Marinelli di Iesi, quarto ufficiale Diego Bruno di Torino. Il Palermo c'entra per la prima volta nella sua storia l'accesso alle semifinali del torneo di Viareggio. Allo stadio Bellucci di Aiana la squadra di Bossi ha eliminato il Verona con un roboante 4-0. Zero gol in stagione, questo è il macigno che pesa sulle spalle di Paolo Dybala, attaccante del Palermo, che ha parlato della sua astinenza da gol e della sua tipica esultanza. La linguaccia come del Piero, nessuna imitazione, esultato così dopo il mio primo gol in Argentina. Devo segnare più gol che in Argentina, ma il bambino sta diventando adulto. La mancanza del gol pesa, sei nervoso, sai che devi segnare, sbagli. Credo che quando farò gol diventerà tutto più facile. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.